È lunedì e questo vlog inizia da qui. Lunedì pomeriggio, io sono appena tornata dal Lidl. Sì, oggi le buste erano finite, mi hanno dato quella di carta. Sono appena tornata dal Lidl, dove sono andata subito dopo pranzo, prima di tornare a casa. Da casa di mia madre, perché oggi a Lidl c'erano, aspettate, le prendo, c'erano sia i maglioncini di Natale e sia, che è il motivo per cui sono andata, le parigine, perché mi sono fissata che voglio mettermi le parigine in quest'inverno e quindi le ho prese. Oddio, ho i miei dubbi sul fatto che mi possano andare, adesso vediamo, mal che vada le regalo a qualcuno. Ne ho prese due, un paio nere e un paio grigio scuro, grigio melange c'è scritto. E adesso vediamo, vanno per misura del piede 39-42, ma il problema non è il piede, il problema è la coscia. Adesso vedremo se riesco a farmele andare oppure no. Però sono molto carine, costavano 3,99 euro se non sbaglio. Oddio, non ricordo, aspettate, vediamo se ce l'ho scontato. Sei lo scontrino tu? Sì, ho ricordato bene, 3,99 euro. E poi invece al prezzo di 11,99, sì, anche questo me lo sono ricordato, ho preso uno dei maglioncini di Natale, ho preso questo qui, adesso lo apriamo insieme. Ho trovato, non so se anche da voi è così, io trovo sempre, quando ci sono queste cose, li trovo sempre buttati fuori dalle scatole. Invece ho trovato la scatola chiusa, proprio sigillata, cosa che non mi era mai successa a Lidl. Ma perché credo che questo fosse il colore meno ambito, infatti era quello che c'era rimasto più di tutti. Ho preso una M, perché di solito avrei preso anche con questa taglia la L per starci più comoda, ma voglio prendere la taglia giusta, ho voluto prendere la taglia giusta questa volta, quanto è sbrilluccicoso. E adesso lo apriamo, togliamo questo e vediamo questo maglioncino. Sapete perché amo i maglioncini di Natale? Perché sono pesantissimi e fanno parecchio caldo. Eccolo qua, questo è il maglioncino che ho preso, sarà un pacco regalo quest'anno per Natale, un pacco per te. Adesso vado a mettermi, non ho comprato altro, ah sì, la scatola di batterie. Vado di là perché ho appena scoperto, vi racconto questa cosa, che se fate video su YouTube, se siete appena arrivate, magari vi può essere utile. Dovete sapere che io ne avevo sentito parlare di questa cosa, ma non c'ero mai andata sotto, invece adesso sì. Io adesso devo andare a cambiare la sigla del mio canale, perché cambierò solo la musica e devo cercarne una, alle brutte metto quella che avevo composto io con l'iPad, perché praticamente da quando ho cambiato la sigla un anno fa, subito dopo Natale, ho usato una musichina di presa su quei canali che ci sono, che ti propongono la musica no copyright, quindi che si può prendere e utilizzare senza alcun problema. Solo che cosa fanno questi simpaticissimi canali? Lasciano le musiche senza copyright per un anno, poi le vanno a registrare e fanno la rivendicazione del content ID. Quindi adesso io prima ho aperto, siccome ho caricato il video che andrà stasera, ho aperto lo studio YouTube Studio e ho trovato rivendicazione del copyright su tutti i miei video. Ho capito subito che era la sigla. Non comporta nulla al canale alla fine, solo che mi dà fastidio questa cosa, perché in realtà è un imbroglio che fanno. Dici, a che pro? Perché così mettono la pubblicità sul canale e vanno gli introiti, la pubblicità sul video e vanno gli introiti a loro. Allora, siccome mi dà fastidio, fammela pagare direttamente la musica e non che fai questi imbroglietti. Quindi adesso devo andare a cambiare la sigla del canale. Mi sono impuntata su questa cosa. Ecco, ho appena cambiato la musica della sigla. Questa volta ho preso una musica dalla libreria proprio di YouTube, un po'
mescolata, perché era una musica molto più lunga, l'ho mescolata, ne ho fatto 10 secondi di canzoncina e l'ho rimessa su quella sigla senza cambiare la grafica, perché la grafica mi piace troppo. Quindi sicuramente poi l'avete già vista in questo vlog, che sarà il primo con la nuova sigla. Non avevo intenzione di cambiare. Non avevo intenzione. È finito? Non avevo intenzione di cambiare la sigla oggi, quest'anno, però è andata così. Vabbè, fa niente. Fatemi sapere se vi piace questa musichetta. È più caruccia, forse. No, forse quella. Boh, non lo so. È più. Basta! Questa è mia sorella, sicuro, sicuro, sicuro. Ci vediamo dopo. Martedì pomeriggio, io sono qui con il mio caffettino, sono le 15:15, fra poco. Devo andare all'ultimo appuntamento con il nutrizionista. Oggi è stata una giornata un po'. Di buono c'è che, ve lo dico, sì, stamattina ho finito di pagare le tasse per la Craft Room, quindi l'obiettivo di quest'anno, diciamo che è stato raggiunto, cioè quello di. Non so se vi ricordate, ve l'avevo detto negli obiettivi che mi ero, diciamo, posta di raggiungere in questo 2022, c'era quello di almeno arrivare a pagare le tasse della Craft Room, visto che era il primo anno, come azienda vera e propria, di arrivare a pagare le tasse senza alcun problema, e ci sono riuscita. Quindi diciamo che da questo punto di vista la giornata è stata buona, anche se è stata una giornata in cui ho cacciato soldi. Per il resto, un po' moscia, stanotte non ho chiuso occhio, stamattina ci sono stati un po' di contrattempi per cui ho perso tempo, non ho registrato, non ho lavorato, non ho fatto niente, una giornata di pioggia e poi piove da ore, poco fa è andata via pure la corrente, sono stato un bel po' così senza far nulla, e niente, questo è oggi, vado all'ultimo appuntamento col nutrizionista. Poi domani registro il video aggiornamento dieta. niente di particolare da aggiungere. Ah, sì, c'è una novità: mi si è rotta la friggitrice d'aria. Ecco, un'altra cosa. In realtà l'ho scoperto poco fa. Ieri mi ero resa conto, ieri sera, ieri pomeriggio prima di andare a danza, ho fatto del pollo. E quando sono tornata ieri sera l'ho lasciato là dentro. Quando sono tornata ieri sera faccio così, faccio cuocere, poi quando torno riscaldo per qualche minuto così posso mangiare in fretta. Mi sono resa conto che è partita senza che io l'avessi azionata, però mi sono detta boh, forse ogni tanto capita che premo il pulsante sbagliato e parte. Quindi ho detto forse l'ho premuto involontariamente ed è partita. Ok, dopo 5 minuti non c'era calore. Già questo mi aveva, diciamo, mi avrebbe dovuto allarmare, però ero troppo stanca. Poi cosa ho fatto? Ho lavato i piatti dopo aver mangiato, ma ho lasciato il cestello in ammollo con l'acqua calda lì, ho detto poi lo lavo domani mattina perché mi scocciava fondamentalmente. Quando sono andata a lavarlo, ho lavato, ho messo il cestello al suo posto nella friggitrice e si è azionata la friggitrice da sola. E non c'è modo di fermarla, cioè ho dovuto staccare la presa. Quindi, ciao friggitrice, dobbiamo comprare la nuova perché senza non ci sto, perché ormai io cucino solo con quella. Io lo avevo avuto il sentore perché l'altro giorno c'è stata la Philips come Today Special Value su QVC ad un prezzo pazzesco ed ero stata tentata di comprarla. Tra l'altro, c'era anche il pagamento a rate, ero stata proprio tentata. È successo che durante la giornata mi sono dimenticata, mi sono persa il Today Special Value. E adesso vediamo. Comunque, adesso vado a prepararmi, finisco il caffè e mi preparo perché sennò all'ultimo appuntamento arrivo in ritardo per la prima volta e non è cosa. Scusate, raga. Me lo dici perché non mi parli? Mi parli? Aspetta. Pronto? Dimmi una parolina. Dimmi una parolina. Dimmi ciao. Non con gli occhietti così. Dimmi una parolina. E batticini. E mo dimmi una parolina. Dimmi una parolina.
Grazie. La bimba che avete visto nella clip precedente è Antonia. Antonia è la figlia di Carmen. Carmen era una mia allieva, che iniziò ad essere mia allieva quando aveva poco più dell'età di Antonia e che l'ho stata per tantissimi anni. Quindi capirete che ho un affetto particolare per questa bimba. E tra l'altro vi ho voluto far vedere questo gioco che c'è fra di noi, per cui Antonia non mi parla, ha deciso di giocare così con me, parla con le bambine ma non mi rivolge la parola. In realtà è molto espressiva con gli occhi e quando mi deve chiedere qualcosa lo sa come farlo, però con me non ci parla perché è una furbacchiona. È una gran furbacchiona, quindi ho voluto farvi vedere come giochiamo, come cerco di farla parlare con me, prima o poi ci riesco. In realtà ieri era arrivata che mi ha parlato, quando è arrivata mi ha detto ciao, una cosa del genere, aveva iniziato a parlare, poi io gli ho detto oh mio Dio mi stai parlando, mi sono emozionata, e lei per dispetto non mi ha parlato più. Infatti poi la clip è arrivata dopo questa cosa. Siccome so Carmen e Antonia guardano i video, cioè io ho chiesto il permesso alla mamma per poter mettere la bambina, ovviamente come faccio sempre quando ci sono bambine, quando vedete bambine in video, e siccome so che guardano il video, Antonia, un bacino, perché quando guarda i video mi chiama dallo schermo, dice sempre maestra, maestra, quindi questa volta la saluto perché gliel'avevo promesso ieri. Anche questa è stata una giornatina niente male, io sono giunta ai saluti finali, vi saluto ora nella speranza di riuscire ad editare questo video prima di andare a scuola di danza, perché ci tengo a farlo uscire stasera, anche se ho i miei seri dubbi, però ci provo. Spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto, vi aspetto venerdì per il video aggiornamento dieta. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!